Francesco Prospero, neo consigliere comunale, se l'aspettava questa rinuncia di Massimo Desiati? Ma in, in verità, eh, Massimo mi aveva accennato qualcosa eh, delle sue intenzioni, però non, non pensavo che eh, fosse, diciamo, così, eh, vicino, fosse, cioè, fossero state così vicine le sue dimissioni. E chiaramente per me è un, motivo, cioè è un onore sostituire Massimo, in, cioè subentrare a Massimo in, in questo Consiglio Comunale e, e lo faccio con grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, nei confronti dei, eh, degli elettori che hanno attribuito la loro fiducia a me e soprattutto a Massimo che... Eh, che comunque cioè, in un certo senso ha riposto la sua fiducia in me, quindi non posso sicuramente deluderlo nel futuro. Senza desiati, senza tagliente, che si sono dimessi entrambi, centrodestra, verso il rinnovamento generazionale? Ma eh, secondo me il rinnovamento già eh, c'era stato, però forse non è stato compreso eh, dagli elettori, nel senso che... Eh, avremmo avuto un consiglio comunale eh, con credo 10 consiglieri alla prima esperienza politica, cosa che eh, invece eh, l'attuale maggioranza eh, non ha. E sono stati diciamo, bravi nel, nel, nel mascherare diciamo, i vecchi amministratori in campagna elettorale e esaltare invece la presenza dei, dei, diciamo, eh, dei rappresentanti storici del centrodestra peraltro avevano anche eh, fatto girare delle fotografie con la presenza di mio padre che non era nemmeno candidato questa è una cosa che francamente non ancora riesco a capire Nelle liste del centrodestra... Figli d'arte tra cui Francesco Prospero, mm, sì, eh, questa è un'etichetta che mi è stata attribuita eh, più volte. Eh, io lo ribadisco ancora: eh, sono orgoglioso di quello che mio padre ha fatto per questa città e per, questa, cioè per questo territorio. Eh, tuttavia, vorrei essere considerato per quello che sono, e cioè eh, Francesco Prospero, un uh, uomo ragazzo di 36 anni, avvocato da nove anni circa, che esercita quindi la sua professione, che attualmente è consigliere di, di minoranza e cercherà di dare il suo. Contributo a questa città, però ripeto: cerchiamo di togliere le etichette e vediamo di pesare le persone per quello che realmente fanno nel corso della loro vita e nelle loro esperienze, diciamo, politiche e amministrative.